Anticipo di Russo è il risultato che non ti aspetti. Alla fine il Giulianova può sognare per una notte in testa alla graduatoria, ma il racconto è ricco e grazie alle immagini di Mario Giacchetta ve lo riproponiamo in tutta la sua interezza. Partenza al Fulmi Cotone, Giulianova subito in vantaggio, rimessa con le mani giallorossa dagli sviluppi, perviene palla nell'area piccola dove Rapace, il piatto di Francesco Di Paolo che mette dentro 1-0. Il San Buceto è sorpreso ma inizia e prova a macinare gioco, mentre il Giulianova lascia sfogare i viola. Al 19esimo Miciche scardina, Pellecchia va sul fondo, crossa basso e trova la chiusura di Boccanera. Due minuti dopo Persiani viene pescato in area avversaria, ottimo il controllo, non altrettanta l'esecuzione. La squadra di Ronci prova ad aumentare i giri del motore, Pellecchia al 24esimo al traversone, Miciche la deviazione, sfera fuori. 27esimo, disattenzione difensiva viola, ne approfitta in qualche modo il Giulianova, Giglio serve bene Persiani che anticipa Dedeo 2-0. Colpito nel momento migliore della sua reazione il San Buceto perde lucidità, al 36esimo l'altro Di Paolo, Federico impegna in angolo Dedeo. 5 minuti dopo, giocata di Sissé in area, tocco di mano Galeotto di Mancini che costringe l'arbitro al fischio della concessione del rigore. Francesco Di Paolo, angolatissimo, rende vana l'intuizione e il tuffo di Dedeo. Riposo e ripresa che riparte da dove si era finiti. Minuto 6, Di Paolo va via in verticale, taglia la difesa, la palla a Sissé che fa magia con i piedi e mette dentro per il 4-0. 13esimo, azione di Persiani che prova da posizione difficile il palo opposto a quello di tiro, la conclusione è fuori. Due minuti dopo un calcio di punizione di Giglio per l'anticipo di testa di Persiani fuori, ma colpisce molto bene. 18esimo, Buonavoglia confeziona con prestigio e Sissé infila Dedeo in uscita 5-0. Il San Buceto cerca il gol della bandiera, palumbo di forza e coraggio per la corrente, Pellecchia che va all'impatto mandando però alto. Al 37esimo il momento di Buonavoglia che entra dalla panchina, cerca di dibrare anche il portiere che lo ferma in perdizione. Il lodevole Giallorenzo è implacabile e comanda il penalty. Lo stesso va al centro del dischetto, si fa respingere il tiro, ma poi gonfia ugualmente la rete. Nel recupero c'è tempo per lo spettacolare incrocio di Palumbo che prova a sorprendere Boccanera e poi dopo una manciata di secondi il gol del perdono di Miciche che va a prendere l'angolino imparabile per Boccanera. Risultato finale 6-1. Mister, io direi che si può partire con un complimento alla squadra e uno all'allenatore, perché è raro vedere che una squadra vinca 6-1 ma non con facilità, nel senso con una gestione perfetta della gara. È un 6-1 che può accettare anche la squadra avversaria. Non so lei cosa ne pensa. Guarda, sono contento che mi hai fatto questa domanda, perché noi abbiamo lavorato tanto sui momenti di gioco. Con questa sosta le soste lunghe così ti danno tempo per andare sulle cose che di solito durante la settimana non ci riesci se non è in modo sequenziale le partite, e questa è una delle gestioni che abbiamo lavorato sulle gestioni dei momenti, cioè sono dei momenti che puoi pure subire, si è visto. L'importante è che si subisce tutti quanti insieme dandoci una mano, e poi quando c'è di colpire bisogna essere forti a concludere, forti dentro ad ottenere il risultato. Di fronte c'era una signora squadra, secondo me, che non era assolutamente facile. Io l'ho vista domenica scorsa, è una squadra che quando gioca non perdona, però oggi il Giulianova l'ha lasciata sfogare nei primi 20 minuti del primo tempo fino a quando non ha fatto il secondo gol, poi l'ha praticamente anestetizzata. Sì, pure questa è un'analisi giusta, cioè io ho visto pure domenica questa squadra e mi preoccupava, come ripeto, ho detto prima, non ho dormito bene come di solito dormo la notte prima della partita, perché mi preoccupava questo tipo di partita, hanno giocatori importanti ma veramente
di categoria, quindi non era una partita semplice. Siamo stati bravi a colpirli nei momenti giusti di ogni situazione. Poi sono stato contento di vedere una squadra così tanto vogliosa. Mister, io credo che partire con una domanda del genere le può solo fare piacere. Luciano Cerasi ha detto: stanotte non ho dormito perché mi aspettavo una partita veramente difficile, e il Sambuceto veramente non è l'ultimo arrivato, come non lo è lei l'ultimo degli arrivati. Queste giornate purtroppo a volte avvengono e, come ho detto prima, c'è solamente da chiedere scusa a tutta Sambuceto, a tutta la società, a tutti, perché si può perdere, ma non si può perdere in questo modo. Quindi sono molto molto arrabbiato, perché forse i ragazzi non si rendono conto che prima di questa gara eravamo a 3 punti dai playout e con questa testa rischiamo di andare a finirci dentro con molta facilità. Quindi spero che questa partita ci abbia insegnato tanto, perché abbiamo preso una lezione importante da parte di un gruppo di ragazzi straordinari, come quello del Giulianova, che sta facendo un campionato incredibile. Fatto più di una volta i complimenti al mister, perché sta facendo un lavoro incredibile, la società lo stesso, quindi c'è solo da fare i complimenti e auguro il Giulianova di vincere il campionato, perché secondo me è la squadra più bella e la realtà più bella di questo campionato. Mi dispiace perché gli abbiamo reso la vita troppo facile, perdere, ripeto, si può perdere, ma non in questo modo qua. Ma la responsabilità principale me la prendo io, lo staff, perché probabilmente non abbiamo fatto capire a loro quanto era forte questo Giulianova. Siamo stati un po' troppo presuntuosi e spero che ci serva. Possa servire da lezione. Sì, sicuramente. Infatti spero che i ragazzi si facciano un esame di coscienza, come ce lo dobbiamo fare noi, perché con questa testa non andiamo da nessuna parte. È vero, la Coppa che abbiamo fatto è una bella cosa, però ripeto, bisogna tirarsi fuori da una situazione di classifica in campionato ancora precaria, quindi spero che i ragazzi capiscano questo e che da martedì torniamo con uno spirito diverso.